Ciao ragazze, benvenute e bentornate qui sul mio canale. Oggi parliamo di festa della mamma. Ebbene sì, a maggio ci sarà la festa della mamma e ogni volta che arrivano queste ricorrenze io ho sempre il dubbio per quanto riguarda che cosa regalare. Ho pensato quindi di raccogliere qualche idea, così non dovete stare a pensare voi perché ci ho già pensato io. E quindi oggi parliamo di 5 idee regalo che sicuramente sono perfette per vostra madre. La festa della mamma, se non sbaglio, sarà il 9 maggio e io ho pensato di fare un pochino in anticipo questo video per darvi appunto anche il tempo di valutare e acquistare eventualmente quello che poi sarà il regalo. Saranno 5 per diversi budget, anche per chi magari non vuole spendere ma vuole semplicemente regalare una bella esperienza alla propria madre e io partirei subito con quello che ho scelto io per mia madre, ossia dei gioielli. Il primo consiglio infatti è di regalare quello che tutte le donne, bene o male, amano, chi più, chi meno, però tutte le donne amano portare dei gioielli, sentirsi belle, avere dei gioielli che arricchiscano il look, che illuminino un po' il viso, insomma, secondo me regalare dei gioielli non è mai assolutamente sbagliato. Io ho scelto di affidarmi a un brand con cui sapete collaboro veramente da tanto tanto tempo e di cui mi fido, infatti mi avete visto indossare per praticamente tutto l'ultimo anno i gioielli Ana Luisa e infatti anche per mia madre ho scelto questi gioielli che secondo me sono perfetti per chi non vuole comprare una bigiotteria scarsa, per chi non vuole spendere un patrimonio, ma per chi vuole comunque avere un gioiello veramente di qualità. E quindi vi mostrerò proprio tra pochissimo, indossati da mia madre, i 4 gioielli che io ho deciso di far scegliere a lei in modo che potesse scegliere qualcosa che andasse assolutamente bene per i suoi gusti, ma se conoscete i gusti di vostra madre potete anche rischiare e scegliere voi il gioiello che più pensate le si addica. Prima di mostrarvi i gioielli che mi sono arrivati da Ana Luisa, che sono 4 e sono tutti quanti di mia mamma, questi qui, vi voglio avvisare che a partire dal 12 di aprile sul sito di Ana Luisa ci sarà il 15% di sconto e sapete che io porto i loro gioielli da anni. Posso assicurarvi che non si rovinano perché sono veramente di qualità e quindi insomma io ve li consiglio e vi consiglio di dare un'occhiata al link che vi lascio giù nell'info box. Ma direi di partire immediatamente e mostrarvi le 4 scelte di mia mamma. Partiamo prima di tutto, mia mamma ha scelto degli orecchini veramente molto molto femminili, delicati e carini. Il modello si chiama Joanne, trovate ovviamente tutti quanti i link giù nell'info box. Da questo orecchino è composto da una perla e poi una catenella molto molto delicata e molto molto brillante che va a impreziosire l'orecchino che altrimenti sarebbe molto molto standard. Il design è molto molto moderno e sono veramente degli orecchini che si abbinano a tanti look, non sono assolutamente troppo vistosi e sono secondo me molto molto belli e femminili. Abbiamo poi la collana Joy, questa collana con due ciondolini molto molto femminile anche questa. Abbiamo un ciondolino a forma di cuore e un ciondolo a forma di chiave. Consiglio questo tipo di collane, secondo me, e come vedete anche nella clip, sono perfette se indossate con delle bluse leggermente con uno scollo a V, che secondo me danno più risalto appunto alla collana. Abbiamo poi la collana del modello Nugget, in questo caso è realizzata al 100% con argento riciclato, scusatemi, ed è ricoperta di oro 14 carati. Si tratta di questa collana con design a goccia, anche questo molto molto elegante e molto femminile. E anche in questo caso, secondo me, perfetta se indossata con una blusa, con uno scollo a V per appunto andare proprio a risaltare la collana. Infine abbiamo un set di bracciali, si chiama Oblivious Set e prevede due bracciali che possono essere utilizzati anche separati se preferite, però il mio consiglio è di mantenerli insieme perché sono veramente bellissimi. Abbiamo un primo bracciale dorato con questi inserti blu scuri e un secondo bracciale sempre dorato, però con questa perla che va ad impreziosire il bracciale rendendolo più particolare, questa perlina color nude molto molto chiaro. Anche questo molto molto bello, ha diverse chiusure quindi si può adattare a polsi un po' più piccoli e polsi un pochino più grandi senza problemi.
Questi erano i 4 gioielli che sono stati scelti da mia madre, quindi quelli che sono i suoi gusti sono veramente molto molto femminili secondo me. Se volete ovviamente andare a vedere tutte le caratteristiche di questi gioielli, vi lascio giù in info box il link al sito e potete appunto andare a vedere ogni singola caratteristica. E niente, passiamo al secondo consiglio per la festa della mamma. Quest'anno sicuramente è un anno molto molto particolare, però probabilmente stiamo forse vedendo la fine di questa pandemia e io ho pensato, per fare un regalo che possa essere veramente apprezzato da vostra mamma, ho pensato a quello che probabilmente più ci manca, che era parte della nostra normalità, della nostra quotidianità. E quindi la mia seconda idea del regalo è un buono che potete anche fare voi a mano, non dovete per forza fare chissà cosa, in cui le proponete, quando si potrà, sperando molto presto, di andare fuori a cena insieme, perché è una cosa che probabilmente prima era normale fare, andare fuori a cena non era, diciamo, niente di particolare, mentre adesso è proprio una cosa che manca e secondo me sono certa che vostra madre sentirà anche lei questo bisogno, quindi non dovete per forza spendere tanto, potete magari portarla nel suo posto preferito e quindi insomma fatele un buono, le date praticamente un foglio con questo buono in cui quando si potrà andare a mangiare fuori la porterete appunto per la festa della mamma. Secondo me è un'idea molto molto carina per passare anche del tempo insieme e per fare qualcosa che davvero manca a tutti quanti. Terza idea regalo, se penso ad esempio a mia mamma, sicuramente, cosa che anche gli altri anni abbiamo fatto, sicuramente lei ama viaggiare, non dico andare dall'altra parte del mondo, ma anche solo andare un weekend da qualche parte, e quindi mi è capitato spesso insieme anche a mia sorella ad esempio di regalare una smartbox o un cofanetto, quello che preferite voi, a mia mamma, perché appunto lei ama anche solo andare 2 giorni lontano da casa, non per forza lontanissimo, e passare 2 giorni di relax. Lo so, in questo momento non si può, o meglio, per un'assurdità si può andare all'estero, non in Italia, ma non apriamo questo capitolo, però le smart box hanno una valenza, se non sbaglio, di 10 anni, e io sono certa che quando torneremo alla normalità vostra mamma, anche vostro padre immagino, avranno voglia di prendersi 2 giorni per staccare un po' da quella che è questa quotidianità che davvero ci sta soffocando. Quindi la mia idea è quella di regalare una smart box, che può essere una 2 giorni da qualche parte in Italia, può essere anche solo un'esperienza, un ingresso alle terme, un massaggio, non per forza un viaggio, ma comunque quello che secondo voi più si addice a vostra mamma. E non preoccupatevi, perché appunto la smart box a valenza, se non sbaglio, di 10 anni, quindi non avete problemi per quanto riguarda il fatto che ora non si possa. Quarta idea regalo per la festa della mamma. Sono certa che tutte le mamme abbiano bisogno di qualcosa in casa che al momento manca. Non sto parlando di chissà quale elettrodomestico, non vi sto dicendo di comprare una lavatrice, un frigo, un forno, spenderci 1000 euro, però vi sto parlando magari di qualche anche piccolo attrezzo da cucina o qualcosa per la casa, anche, non so, qualcosa per decorare, un soprammobile, qualcosa che a vostra mamma manca, che magari lo sapete, magari ve lo dice spesso, qualcosa appunto che sia per la casa e che manca. Secondo me è un'idea carina, potete anche non spendere tanto, perché non dovete appunto per forza comprare un elettrodomestico, ma anche solo qualche piccola accortezza, e quindi secondo me è un'idea molto molto carina. Quinta e ultima idea regalo per la festa della mamma. Avete mai pensato a quante volte vostra mamma ha cucinato per voi, vi ha fatto trovare la colazione pronta, ha messo a posto la cucina, insomma quante volte vostra mamma ha gestito queste cose? Potete ad esempio, se magari non volete nemmeno spendere tanto, se amate regalare quella che è un'esperienza, potete magari il giorno della festa della mamma svegliarvi prima di lei, farle trovare una colazione pronta, una bella colazione, non so, magari dei pancake, dei muffin o la sua torta preferita, insomma una piccola cosa che secondo me vale molto molto più di tanti oggetti. Oppure potete, non so, mettere a posto la casa, pulire la casa al posto suo, potete magari prepararle una cena, insomma fatela riposare per un giorno e fate voi quello che solitamente lei ha fatto per voi per tanti 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 anni. Queste erano 5 idee regalo che secondo me si addicono per la festa della mamma. Fatemi ovviamente sapere se questo video vi è stato utile, se avete già scelto cosa regalarle o se opterete per una di queste 5 opzioni. Se avete altre idee,
scrivetele giù nei commenti perché possono essere utili a tutti quanti e ovviamente anche a me per i prossimi anni, quindi assolutamente tutto quello che vi passa per la testa scrivetelo giù nei commenti. Io vi ricordo appunto che a partire dal 12 aprile ci saranno le promozioni sul sito Anna Luisa, quindi andate a dare un'occhiata, e se volete che i gioielli arrivino entro la festa della mamma, sappiate che su Anna Luisa dovete ordinare entro il 3 di maggio. Hanno una spedizione molto veloce, però dopo il 3 di maggio probabilmente non arriveranno in tempo, quindi io fossi in voi mi metterei anche un pochino avanti già adesso. E niente, io vi ringrazio, spero davvero che questo video sia stato utile, vi ringrazio della compagnia, spero di avervi tenuto compagnia anche io. Ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi per non perdere tutti quanti i miei prossimi video e di seguirmi anche su Instagram, TikTok e tutti gli altri social. Giù in info box trovate tutti quanti i link. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto numerose nel prossimo video. Ciao!